una bellissima notizia. Quale notizia? Siamo quasi a 103 miliardi di followers. E ho trovato un parcheggio a pochissimo prezzo, veramente 18 euro al minuto. No, Colosseo è a Milano. Ah, ecco, ah, ecco. Un po' di geografia. Sì, dai, scusami. Un po' di geografia. Ragazzi, racconterò la storia di la vera storia di Giulietto. Sotto il Ponte di Verona. Mano Luca Argentero. Sono loro, Romeo e Giulietta moderni. Adesso giù ci aspettano le donne. Abbiamo torto. Questa, amici, ve la racconto perché non la sanno in tanti. Ciao amici follower, ma soprattutto amici follower. Dobbiamo darvi una bellissima notizia. Quale notizia? Siamo quasi a 103 miliardi di followers. Se ne manca uno solo per fare un po' di miliardi. Quindi affrettatevi, cliccate, andate a vedere i nostri video bellissimi. Oggi facciamo un bel giro a Verona. Oggi mi faremo la città dell'amore. Romeo e Pasqualina. Grazie. Ti verrà raccontando della loro storia, caffè, non so. Sì, sempre pistozzi. Pistozzi, facciamo? Stai ricordando anche la mia briochina. Ecco qua la mia briochina. Oggi siamo motorizzati. Il morto abbiamo lasciato a casa. Questa volta sì. Perché c'era un po' di caliglia. Sì. Detta anche caliglia. Non ci speravamo di arrivare a Verona, a Perugia, perché abbiamo sbagliato strada. Sono di pioggia, era con De Vitale. Abbiamo vinto le due moto trasformate in macchina. No, ma abbiamo messo una pioggia, così farlo vedere e andiamo. Ok, ora vi lasciamo. Anzi, facciamo la nostra colazione. Ciao. Allora, amici, abbiamo fatto colazione sul nostro bar, ecco, se lo puoi inquadrare dietro di noi. Anche la ripresa dentro. Esatto. Questo bar, Maori Caffè, dove fanno il caffè vero, finto, è buono, tostato, se vi piace, le brioche sono la pasticceria, quindi un consiglio. Andateci. Venite, un attimo. Qua, amici, allora, Maori Caffè, vedete? Questo è Maori Caffè. In piazza del Tricolore 5 a Saonara di Padova. Se volete venire a fare una bella colazione, venite qua. E ora prendiamo la moto e andiamo a farci su giro. Eh sì, perché oggi abbiamo una bellissima giornata. Andiamo in moto. Allora, andiamo in moto. No, non in moto. In moto. In moto, in moto. Ciao amici, a dopo. Ciao. Guardare, signori e miei amici followers, siamo arrivati a Verona. Ma vai dritto così dove c'è la freccina. Ok. E siamo arrivati a Verona. Questo è il gran viale di Verona, quel gran viale di Verona. Wow, panoramica. Notare come a Verona il semaforo dura poco. Vedete un'altra Vespa targata Napoli. Notare la. Amici, che facciamo vedere magari qualcosa di Verona, che qui pare che siamo in Trento, una via. Finalmente siamo arrivati, abbiamo parcheggiato le nostre Dot automobili e ho trovato un parcheggio a pochissimo prezzo, veramente 18 euro al minuto. Andiamo in grano. Poi non ci interessa perché con i numerosi followers. Guarda queste due davanti, che siano italiane. No. Signorine, siete italiane? Non parlano italiano. You speak English? You speak English? America? No. Australia. Strano, ma è l'unica lingua che non conosco. Comunque. Ma tu sai che. Ah, beh, sì, ho capito. Hai fatto una tesi. Una tesi di laurea sulle lingue. Manca miseria? Sì. Lui mancava proprio l'australiano. Si piglia. Vabbè, questa qua, no, che dolente, ti dovrei iscrivere. Sì, sarà una delle mie prossime lauree. Qua siamo nella via principale, dove le persone convogliono. Verso il centro. Perché? Arena di Verona, dove ti ho mai raccontato la tesi dell'Arena di Verona. Mi racconti un attimo. Niente, l'Arena di Verona era un'arena dove praticamente cantavano. Negli antichi greci c'era la Pausini,
Eros Ramazzotti, Renato Zero, sono venuti a cantare tutti qua, Tiziano Ferro. Cioè, le ragazze vogliono morire perché non so perché fanno il salto. Come al solito, pasticcino. Andiamo a fare. Non so se mi viene testa, che lo passa davanti. Così, insomma, noi siamo a un livello superiore, noi ci rimbalza. Amici e soprattutto amici e followers, come potete vedere dietro le nostre spalle abbiamo l'arena. Ah, no, il Colosseo. No, Colosseo è a Milano. Ah, ecco, dai, ecco. Un po' di geografia. Sì, un po' di geografia. Tantissima gente. Tanta gente. Se inquadri la piazza, guardate che fiume di gente, che fiumara di gente. Oggi è anche festa, forse anche per quello. Okay. È anche un po' Natale. Sì, sì, c'è Natale nell'aria. È della Giulietta? Sì, di Romeo e la Giulietta, che non si sa. Secondo di me Giulietta gli ha inculato tutto. Ragazzi, racconterò la storia di la vera storia di Giulietta. E dopo ce la racconterai. Okay. Mano Luca Argentero. Adesso andiamo a vedere. Amici, avete visto? Uguale, ma questo d'acqua. Lui è Luca Argentero, io sono Daniele Di Bronzolo. Sì, anche le scarpe uguali. Lui col tacco, io no. Bah, non so, guarda, sta gente. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. Allora amici, eccoci qua di nuovo per raccontarvi una storia. Siamo sopra il ponte di Verona, dove si narra una volta, questo è l'Adige, come potete vedere. Se seguiamo il fiume arriviamo a Cavanella. A Cavanella d'Adige. D'Adige, quindi per questo mi è detto Adige. Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia scorreggiona che scorreggia tutto lì a B, C. Questa è proprio una storia antica, Forse la rimanono da generazione. Se noi andiamo a vedere sotto il ponte rischiamo di trovare la scorreggiona. La vecchia scorreggiona. Perché fate una tesi? Non sto qui neanche a narrare. Ai nostri 100... Attenzione, 100 trilioni di milioni di miliardi di follower, ragazzi. Oggi traguardo, anzi, siamo seri un attimo. Traguardone oggi perché abbiamo raggiunto i 100 followers, quindi ringraziamo tutti. Ringrazio, sì. Ovviamente se riuscite a comunicare ad altri, a passare che il nostro canale. Mettete sempre mi piace, seguiteci sempre sotto no? Esatto. C'è il link e a noi fa veramente piacere, ci diverte e... vi diverte un sacco vederci. Ciao ragazzi, a dopo. A dopo. Attenzione ragazzi, lo scalino. Buongiorno. Sarà il trucco. Ciao amici. Adesso decideremo le sorti di questo locale. Andremo al nostro con 4 punti. Wolfo. Un menu location, servizio e conto. E poi vi sapremo dire in che gradatoria sarà questa locanda. A dopo, esci. Ciao.
Eccoci qua, amici. Quanti gettoni possiamo dare per la location? Per la location, come abbiamo detto, abbiamo dato un 8. Sì, un 8. Anche un 9 volendo. Perché è una merita molto, molto bella, con delle scalinate che andavano giù bene. Il menù, non tantissima scelta, quindi un 6 come menù. Allora, abbiamo mangiato i tortiglioni che secondo me sono fregata come cottura, insomma, non hanno lasciati troppo, quindi erano croccanti e quasi bruciati. I bigoli erano un po' stracotti. I bigoli non fatti bene. L'unica cosa che si è salvata è stato il tagliere dei formaggi, perché buonissimi stagionati. Il mio piatto, che era bozzaglioni di faraona. La faraona egiziana, molto vecchia. Oltre ad avere 2000 anni, era buona, era carne stagionata. Comunque recensione 5, mi spiace. Riproveremo. Sì, la prossima volta. Ciao, amici. Ciao. Amici, come potete vedere, siamo nella casa, dentro quel cortile della casa di Romeo e Giulietta. Appartenuta a Romeo, poi data a Giulietta, e alla fine, insomma, lei, avendo fatto il divorzio, ha preso la casa lei, insomma, e lui è andato ad abitare in un agriturismo. Si era ucciso. Sì. E questa è la casa, vedete? Lì si narra sul ponte. Ecco, vedete? Eccoli qua, sono loro, Romeo e Giulietta moderni. Vi racconto la storia di Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta erano due giovani che praticamente l'amore tra di loro veniva vietato dalla matrigna cattiva, e lei praticamente, Giulietta, aveva due sorellastre, e queste due sorellastre erano Genoveffa e Anastasia. Infatti hanno fatto anche dei cartoni animati, dei film. E praticamente l'amore non veniva gelato tra di loro, e loro cosa decidono? Decidono che l'amore è per sempre. Quindi lui prende una fiala, la fiala di Covid, dal frigorifero, la inala e muore. E muore pensando che lei avesse fatto la stessa cosa, invece lei fingeva di essere morta di aver preso la fialetta di Covid. E quindi dopo cosa è successo? Lei si è svegliata e ha detto: la perdita è mia. E questa è la storia di Romeo e Giulietta. La storia di... No, assolutamente. Abbiamo fatto una tesi di laurea su Romeo e Giulietta. E la famosa statua che hai ripreso lì della Giulietta non è l'originale. Una copia. È una copia. L'originale... praticamente l'aveva venduta Giulietta ai cinesi, che poi hanno fatto una coppia, famosa coppia Giulietta cinese. Luca, siamo sopra la scala della ragione. Siamo partiti da giù, dove avevamo torto. Siamo arrivati su qua e abbiamo ragione. Adesso giù ci aspettano le donne. Abbiamo torto. Sì, tanto avremo torto. Perché siamo scesi dalla scala della ragione. Quindi siamo andati al palazzo del torto. Questo è il palazzo della ragione. Non siamo andati a vedere dentro il palazzo della ragione, perché ci sono le gallerie. E le gallerie sono un po'... pure da fare senza luci. Dante era... Ma perché a Chioggiotto tanta gente si chiama Dante? Perché Chioggiotto di natura è culturato, ha la cultura. Dovete capire che il Chioggiotto è culturato, quindi dava nome Dante. Bella spiegazione. Madonna.
come voi credete che questi video siano burle, prese per il culo, che ridete Anastasia Genoveffa? Basilica di Santa Anastasia, una delle sorellastre che ho detto prima. Come puoi inquadrare anche là, c'è la piazza di Santa Anastasia. Più avanti vedremo la piazza di Santa Genoveffa, che era, come ho detto prima, una delle due sorellastre di Giuseppe. Diciamo, qui parliamo un po' piano, amici follower, perché qui vedete come potete vedere che sta dormendo Anastasia, il papà di Romeo e Giulietta, che poi, diremo la prossima puntata, scoprirono essere due fratelli. Vabbè, questa è un'altra storia. Questo, amici follower, è il campanile della chiesa evangelistica. Voi dite, come faccio a saperlo? Sono venuto qua a fare un battesimo, quindi sapevo benissimo l'esistenza di questa chiesa. Oh, guardate, fatalità, non è scritto anche sulla porta. Questa, amici, ve la racconto perché non la sanno in tanti. Vedete quel vescovo là? Si narra che fosse un vescovo che allungava troppo le mani. Se puoi inquadrare il vescovo là, la statua, vedete? E dai una volta, dai un'altra ancora. E tutti i concittadini, le mogli che venivano importunate da questo vescovo, si sono arrabbiati e gli hanno tagliato le mani. Vedete? Questo proprio è questo San Pietro archivolto. E lui abitava qua. Sì, sì, era sua questa casa. Terrazzona vista da Firenze. Ma Milano è bellissimo. Ciao Milano! Il Colosseo in fondo di là, a destra. Ciao amici follower e soprattutto amici follower che ci seguite numerose, pullulose. Abbiamo finito la giornata. Facciamo il saluto qui da Verona. Esatto, è stato alle bellissimo. Alle nostre spalle abbiamo l'arena. L'arena di Verona, ricordatevi di non confonderla con l'arena del Colosseo che è a Roma, ma con l'arena di Trieste neanche, ma con l'arena di Verona. Bella giornata, abbiamo trovato anche un bel tempo, diciamo la pioggia ha retto, qualche collo diciamo negli ultimi minuti qua, ma poco niente. Bella Verona, città degli innamorati di Romeo e Giulietta. Venite a visitare, è una bella città, una bella atmosfera anche, tanta gente. Va bene, noi vi salutiamo. Chiudiamo questo viaggio qui. E vi diamo appuntamento al prossimo video. Ok. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.